Eccomi qua, scusate, colpa mia, errore, nuove tecnologie in studio e ho dimenticato di aprire il microfono. Chiedo scusa a chi ci segue da casa e soprattutto chiedo scusa a Filippo in regia. Eccomi qua, allora, dicevo, sono le 12.33 minuti in questo istante. Quest'oggi facciamo una bellissima puntata esterna anche nella seconda parte, perché vestirò il cappotto e insieme alla troupe usciremo fuori, perché abbiamo una sorpresa per voi nella seconda parte, ma come sempre partiamo vedendo come va, come sono messi i livelli, i valori di Arianna in questo momento sopra il cielo di Milano. In questo momento lo vedete, 118 il PM2.5, continua a oscillare questa mattina tra i 117, 118, 119, insomma è un po' ballerino su questi tre dati. Sta di fatto comunque che non cambia nulla, perché che sia 117, 118, 119 microgrammi per metro cubo è rosso, rosso fuoco, rosso forte, perché è pessima l'aria, la qualità dell'aria di Milano in questo momento, registrata dalle 100 arianne dislocate sui balconi e sui terrazzi della nostra città, ci dicono che l'aria è pessima. Ben oltre le 25, ben oltre i 25 microgrammi per metro cubo che l'OMS dà come limite massimo salutare, quindi insomma c'è da capire bene che questo problema dell'inquinamento atmosferico torna come tutti gli anni nel periodo invernale, ma nonostante il lockdown, nonostante la zona rossa, nonostante e lo sappiamo, tantissimi nostri concittadini, tantissimi milanesi lavorano da casa, in questo momento non riusciamo ad abbassare l'inquinamento atmosferico, i livelli di PM2.5 nell'aria, ma sappiamo anche il PM10 altissimo, l'NO2.0 altissimo, che poi causa tantissime malattie. L'avete letto anche sul nostro sito, tantissime novità da questo punto di vista, ahimè bruttissime novità, ma ne parleremo anche nelle prossime settimane con altri ospiti, perché il tema dell'inquinamento è un tema a noi caro, che vogliamo continuare a seguire e che vogliamo, di cui vogliamo appunto parlare. Andiamo avanti, anticipiamo un po' la scaletta di oggi, perché appunto vi dicevo, poi usciremo nella seconda parte a trovare gli ospiti nella nostra strada, proprio perché avremo un delivery, riceveremo un delivery, abbiamo fatto un ordine poco fa, quindi fra qualche minuto dovrebbe arrivare, stiamo in attesa appunto di vedere quando arriva. Vedo che sta per arrivare, allora mi farei così, darei un attimo lo spazio alle foche parlanti, così che possano darci il loro contributo, il loro momento, la loro incursione poetica. Quest'oggi è il momento di Francesca, un terzo appunto delle foche parlanti insieme ad Alice e a Celia, quindi ci colleghiamo subito con le foche parlanti. Francesca, linea a te. Per stendermi al sole e sentirmi onda tra le onde, per te che sei ancora qui e non ti arrendi alle mie braccia mute, per sentirmi viva e commossa dentro la mia sete, ho bisogno di guardarmi la pelle che corre lungo i muscoli, lungo un miraggio lontano, che finisca questa spiaggia. Grazie della nostalgia di cose belle che mi ricordano anche di me. Una mia poesia oggi, grazie. Grazie mille alle foche parlanti, andiamo avanti nella nostra trasmissione di oggi, ma come vedete siamo in esterna, ho messo la mascherina perché? Perché abbiamo, sapete, beh, l'ora è quella del pranzo, quindi perché non ordinarsi un pranzo delivery, però insomma abbiamo deciso di ordinare qualcosa di diverso, non è del cibo, abbiamo deciso di fare sì del delivery, ma del delivery particolare che oggi appunto vedremo che ci hanno detto sta per arrivare, quindi andiamo proprio davanti alla nostra sede qui in zona San Siro per vedere se questo particolare delivery che oggi abbiamo ordinato tramite una pagina Facebook sta arrivando. Non voglio dirvi niente perché le vedrete arrivare, ma le nostre ospiti di oggi si capirà subito di che cosa parleranno nel momento in cui le vedrete. Credo che stiano già arrivando, vediamo se ho ragione. Sì, ecco, se le vedo in fondo alla via che stanno arrivando. Ecco, dietro questa macchina ci sono, ecco qui, il delivery che sta arrivando qui nella nostra sede. Chissà cosa abbiamo ordinato quest'oggi per questo pranzo. Beh, adesso
Ve lo diciamo subito. Attenzione, prego, possono venire qui. Eccole qui, grazie mille. Oh, Abbiamo cosa? ordinato del teatro delivery? Abbiamo ordinato del teatro, avete sentito? Del teatro delivery abbiamo ordinato. Ebbene sì, buongiorno, grazie mille di Ciao, essere qui. Giorno. Grazie mille davvero di essere qui a Roberta Paolini e Marika Mastromarino, le ideatrici, le creatrici del teatro delivery. Cioè voi ci portate a casa per pranzo e non solo, anzi per cena magari meglio, post cena ancora meglio, Magari sì. degli spettacoli teatrali. Come è venuta questa idea e cosa ci portate? Perché adesso sono curioso di sapere cosa c'è di buono nelle Nelle vostre sacche del sacche. delivery. Allora, l'idea non nasce proprio da noi, ma nasce da un attore leccese che si chiama Ippolito Chiarello e che faceva da 10 anni già una cosa che si chiama barbonaggio teatrale, girando per l'Europa e per l'Italia col suo banchetto e un menù. E al che a novembre ha deciso che bisognava recuperare questo contatto col pubblico, bisognava tenere vivo quello che era il teatro, quello che rimaneva e trovare un modo per farlo. Per cui ha pensato di fare il barbonaggio teatrale delivery e ha contattato un po' di gente in giro per l'Italia, tra cui la mia collega Roberta Paolini, che conosceva perché dovevano fare un festival ragazzi insieme, e che ha contattato direttamente me, fondando le USCA, le Unità Speciali di Continuità Artistica. E Bellissimo. noi facciamo parte di queste USCA e quindi abbiamo fondato E noi siamo subito state la prima USCA a Milano che è e... stata creata e che si è aggregata a Ippolito. E poi adesso ce ne sono tante altre che stanno nascendo un po' in tutta Italia. Sul sito di Ippolito Chiarello, Barbonaggio Teatrale Delivery, trovate l'elenco di tutte le altre realtà che hanno aderito. Quindi se non siete a Milano. Infatti esiste ovunque, quindi appunto se non siete a Milano ci sono anche nelle altre città, cercatelo, andate su internet e cercate. A Milano ci sono qui le nostre balde attrici che vi portano un menù, davvero. Io prima, così, quando lo sentite, per conto, ho detto, ma chissà quanti siete, perché avete un menù bellissimo, pieno di interessanti appuntamenti, mi verrebbe a dire. E invece siete solo voi due. Sì, siamo, per quel menù siamo solo noi due. C'è Abbiamo un suddiviso. menù con tante portate però, Eh sì, eh? Sì. abbiamo, c'è un primo, un secondo, un contorno. No, scherzo. Noi abbiamo fissato un menù bianco e un menù rosso con quelle che sono le nostre proposte individuali, che fanno parte del nostro repertorio, quindi di monologhi che erano già pronti. E poi abbiamo già pronti, preparati, messi in scena, insomma, Insomma, pronti come le pietanze, no? più o meno, surgelati, erano Surgelati. surgelati, Erano surgelati quando da li qualche prendiamo, mese, cioè da qualche. la preparazione della linea, come si dice, no? Cioè si Esatto, prepara prima, poi prepara ovviamente si prima. finisce poi nel momento in cui si Esatto. impiatta, no? Diciamo che erano surgelati un po' da mesi questi Eh pezzi. sì, da quasi 10. E poi c'è un menù speciale, invece, sono i pezzi che facciamo insieme. Tra questi, c'è una proposta che abbiamo creato ad hoc, che è tutta dedicata a Rodari, con le filastrocche brevi e lunghe di Rodari. E invece abbiamo riproposto un pezzo che io e Marika abbiamo fatto, abbiamo incominciato a fare nel primo periodo del lockdown, a marzo-aprile, quando eravamo volontarie della Brigata Franca Rame, una delle brigate volontarie per l'emergenza. E lì, insieme ai pacchi alimentari, insieme ad altri due o tre attori, i nostri compagni, abbiamo deciso e Iniziato. iniziato a portare anche delle pillole teatrali. E portavamo proprio La fame dello Zanni, è un adattamento del testo di Dario Fo, che si sposava benissimo per quella che è la situazione. La situazione non è tanto cambiata da allora. E No. quindi anche poi proprio per sancire questa collaborazione che era iniziata allora e che sta proseguendo anche adesso, l'abbiamo inserita nel menù. Inoltre c'è la possibilità anche di prenotarci un testo, Cioè, di proporci un proporrealità, testo. proprio Sì, cucina su misura, proprio per dire, no? ovviamente poi Quindi, dipende beh, sì, da no. Cioè, se vi complessità, chiedo la però. ITA in tutti gli atti, non credo che Ma venite a farla a casa farmela, c'è stata ovviamente. richiesta, Ah, immagino. eh? Il Sì, problema una erano gli poi. elefanti, credo. Il problema fosse gli elefanti in quel Gli momento. elefanti, si Era un po' un portare gli casino portarli in elefanti, bicicletta dentro gli problema. elefanti. No, no, vabbè, ovviamente in maniera sì, però è così, si sviluppa un po' sia il nostro modo, sia noi che abbiamo modo di sperimentare anche cose nuove, di leggere cose che magari non conoscevamo neanche, magari conoscevamo, però non abbiamo mai pensato di metter su. E per il pubblico è un modo per immaginare qualcosa che hanno letto, fatto Ecco, hai da detto una qualcuno. parola, praticamente una parola importante, il pubblico. Il pubblico è quello che è orfano in questo momento del teatro completamente, un pubblico però che ci scopriamo esistere, perché nel senso non pensavamo esistesse più quasi, cioè è brutto dirlo, ma il teatro è sempre tenuto in secondo piano, se ne è sempre parlato poco,
se ne parla solo quando un teatro chiude, perché non c'è pubblico, sembrerebbe. E invece scopriamo che il pubblico esiste. Dov'è questo pubblico? E cosa vi chiede soprattutto? Cosa vuole allora questo pubblico? E speriamo di ritrovarlo alla fine di tutta questa storia nei teatri? Sì, allora il pubblico, sì, anche, esatto, ha espresso esattamente quello che era il nostro pensiero all'inizio. Infatti eravamo partite molto meste, non ci aspettavamo tutto questo boom. E invece c'è stato, perché in effetti il pubblico c'è ed è affamato. Ha voglia di tornare a teatro, ha bisogno di questo rapporto sacro, questo patto sacro che è il teatro. Anche in gruppi ristretti, qualcuno mi ha supplicato di andare a Bergamo a portargli uno spettacolino, anche una cosa piccola, però non potevo arrivare fino a Bergamo. La bicicletta è lunga poi. No, beh, anche prendendo il treno è un po' lunga lo stesso. Poi, sì. Ma poi con le zone, le province, zone regioni, comuni, non si capisce più niente, quindi è meglio stare tranquilli. Beh, magari nascerà un gruppo anche a Bergamo che porterà, speriamo, no? Auguriamo. Infatti insomma, siamo... Fa anche bene, perché poi lì c'è Bergamo Alta e Bergamo Bassa, quindi fa anche bene. Tonifica, esatto, tonifica anche, porta su e giù spettacoli. Per la collina. Sì, sì. E quindi il pubblico è entusiasta, il pubblico ci chiama, per lo più ovviamente per i bambini, no? Le prime cose sono state, cioè i primi spettacoli molto richiesti sono stati la fame di Dario, sì, la fame dello Zanni, okay. Di Dario Fo, e anche Famosa è una risata, perché ovviamente di primo impatto le cose che tu hai subito di necessità sono qualcosa per i bambini, perché sono quelli che ne stanno soffrendo di più, i ragazzi, i bambini, e stanno uscendo degli articoli anche su questo. Sì. È qualcosa per stare allegri. Poi ovviamente sono arrivati anche Dante, ha cominciato a prendere posto, i pezzi più impegnati, anche i mix di nostri pezzi per vederci in due, no? In scena. E in realtà fino ad ora non c'è qualcosa di più o meno richiesto ormai, okay. Cioè il pubblico si è iniziato a sbizzarrire. Spieghiamo bene però come funziona, appunto, se lo zaino giallo richiama una certa app che avete sul cellulare, potete tranquillamente cliccare e ordinarvi da qualsiasi ristorante, invece come funziona nel vostro caso? L'app non ci siamo ancora arrivati, però, chissà, magari ce l'ha inventato. Magari qualcuno che ci sta seguendo ha voglia di mettersi un attimo lì, sì. E fare, dare una mano alle ragazze per fare una bella app, contatto delivery, non sarebbe male. Per ora ci sono i social, perfetto. Noi ci appoggiamo a quello, c'è la pagina Facebook e Instagram Teatro Delivery Milano, no. Lì è pubblicato il nostro menù e quindi vedono un po' quella attenzione, che perché quando parliamo di menù è proprio un menù vero e proprio, cioè adesso poi ve lo faremo vedere, è proprio un menù vero e proprio che ha una serie di pietanze, di portate che sono in realtà gli spettacoli teatrali, che i pezzi di spettacoli teatrali che portate, esatto. O di questi mix appunto che dicevi molto interessanti. Il pubblico dicevi appunto ha risposto molto bene, molto interessante quello che dicevi, soprattutto ad esempio nella parte dei bambini all'inizio, cioè quindi c'è una richiesta d'aiuto, mi viene da dire, proprio in questa fascia d'età che in questo momento sta soffrendo così tanto. Sì, 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 questo sicuramente. Hanno bisogno di ritrovarsi, anche noi per quello che possiamo aiutiamo, perché comunque non è che vogliamo violare quelle che sono le disposizioni Covid, per cui mettiamo un limite nelle persone che possono partecipare in un massimo di 6-7, okay. E ovviamente rigorosamente all'aperto, per cui è un teatro presso il domicilio, non proprio nel domicilio. Spieghiamo appunto come funziona. È proprio in questa, la situazione è come fossimo adesso, noi qui, sì, davanti al nostro studio, usciamo, ci vediamo tranquillamente belli distanziati sul magari marciapiede, magari non andate in mezzo alla strada, strada, una strada complicata con le macchine, dall'altra parte del, però del... ci sono stati, okay, proposti giardini condominiali, dei cortili interni, delle piccole piazzette, oppure una parte di parchi pubblici, sì, sì, sottopassi della stazione di Segrate. L'inferno nel bellissimo sottopasso della stazione di Segrate. Oppure ieri ero sotto ai palazzoni dei Bococca, surreale, tutto buio con la pioggerellina e i lampioni alti. Due cose avete detto molto interessanti, perché vi aiutano forse anche, o meglio, ditemi voi, a esprimermi anche una maniera nuova del teatro, mi viene da dire, cioè, sì, non è più cioè non è più quel il teatro, il palcoscenico, la tenda, le prime file, no, ormai proprio, cioè, è siete... tornato ad essere quello che già era, in un certo senso. Sì, beh, il teatro nasce come un rito, no? Nasce nell'antica Grecia, nasce tra una persona che parla o attraversa lo spazio e un coro che ascolta e risponde in qualche modo. E poi continuare la tradizione italiana del teatro a carretto, della commedia dell'arte, insomma, in realtà per non parlare poi degli anni 60, il teatro povero, e poi in realtà del teatro di strada, che comunque è una cosa che ancora esiste, le marionette in Sicilia, i pupi, no? E in realtà non è che stiamo creando nulla di nuovo, stiamo tornando
non dico alle origini, ma stiamo tornando all'essenziale. E come vi spiegate questo successo? Nel senso, noi siamo l'ennesima televisione che vi ha chiamato, l'ennesimo giornale che parlerà di voi, però tutti che vi hanno, cioè veramente dobbiamo prendere il numerino quasi fa un po', no? Per poter parlare con voi. Come dici, però in realtà non abbiamo invitato niente, ma nonostante questo un grandissimo successo, perché? Beh, in questo momento non ci sono grandi possibilità, i teatri sono chiusi e quindi tutte le grandi produzioni, gli spettacoli, le compagnie non hanno la possibilità di ritornare in scena. Io e Marika siamo attive da mesi anche proprio sul fronte del riconoscimento dei diritti di una categoria, di un settore che ahimè in questi mesi è stato veramente molto trascurato, ignorato e sacrificato. E per noi, non so, noi abbiamo sentito forte questo bisogno di portare un messaggio che invece il teatro è indispensabile ed è un bene di prima necessità tanto quanto il cibo. Forse questa protesta, che per noi è una protesta, una forma di una denuncia, una resistenza, ecco, secondo me forse questo grido ha colpito in un momento appunto in cui tutto quanto è fermo, sentire che c'è qualcuno che alza la voce per dire io esisto e resisto, secondo me questo è fondamentale in questo momento e che possa dare coraggio anche ad altri per lottare, perché in questo momento è diventata una lotta contro le istituzioni. Noi pensavamo anche una lotta di dover agganciare il pubblico, sì. E quello che ci siamo accorti, come diceva Marika prima, è che invece il pubblico è lì, è pronto, sta aspettando, sente un vuoto infinito. È una cosa molto pesante, verrebbe a dire, cioè una lotta contro le istituzioni, nel senso che cosa è successo? Dove è stato le istituzioni, insomma, si sa, dovrebbero in realtà stare dalla nostra parte, dovrebbero in realtà stare dalla parte di chi in questo momento sta soffrendo di più, e è vero, nella grande sofferenza di tutti magari sono chi soffre di più, chi soffre di meno, ma sicuramente il teatro quest'anno, non abbiamo definito, e anche molti altri, l'anno horribilis del teatro, ormai proprio non c'hanno peggiore di questo forse, cioè, viene da dire che forse neanche, cioè durante la guerra forse qualcosa si riusciva a fare, sì. Oggi neanche quello si può fare, quindi sì. Insomma è molto molto pesante. Almeno c'era il teatro fascista. Qualcosa c'era. Qualcosa? Ci si salvava in qualche maniera o c'era il teatro di resistenza, esatto. Diciamo. Ci si poteva inventare qualcosa. Viene, il teatro viene considerato un luogo pericoloso e un luogo di possibile contagio e viene considerato. Ed è una situazione italiana. In Spagna i musei, i teatri sono aperti. Ci sono le file, quindi chiudono i negozi, chiudono i centri commerciali dove c'è meno possibilità di monitoraggio, perché andiamo all'IKEA a vedere se c'è il contingentamento, se tutti quanti stanno attenti a non toccare gli oggetti. Per cui ecco perché io dico che questa è anche una protesta forte, un grido forte, perché è stato bollato il teatro come un luogo pericoloso, quando invece a settembre, ottobre, quando dopo le iniziative estive all'aperto hanno provato a ripartire, avevano anche sostenuto delle spese ingenti per sanificare gli ambienti, per trovare i sistemi per sanificarlo continuamente, il ricambio da... Quindi per andare in scena con un terzo del pubblico, con un terzo dei biglietti. Che insomma è un danno già non da poco. Ma resistendo quello. Anche loro. Ma nonostante, la voglia anche di dire, è un presidio anche diciamo di libertà e forse anche di spensieratezza a volte, anche di evadere un po' da quello che è la normalità di tutti i giorni per cercare anche di prenderci un attimo di respiro e vivere appunto delle situazioni. E questo è il ruolo della cultura, se no non esisterebbe, se no non sarebbe mai nata nell'antica Grecia una cosa come il teatro, perché evidentemente è necessario per la vita dell'uomo. Sì, credo che gli antichi greci avessero delle priorità anche diverse su altre cose, nonostante certo. Questo però fanno nascere una situazione del genere, esatto. Quindi verrebbe da pensare, infatti. È vero, è vero. In più c'è da dire anche che abbiamo un Ministero della Cultura, io non mi stancherò mai di dirlo, lo dirò a tutti i giornalisti del mondo perché ne sono fermamente convinta e non ha dimostrato il contrario, un Ministero della Cultura che non ha idea di come funzioni la cultura, perché se ce l'avesse avuta non saremmo a questo punto adesso, se avesse avuto la voglia minima di scendere dal suo seggiolone e dire cari lavoratori com'è la situazione, come sta andando, ecco, attenzione, mi hai detto una parola fondamentale, lavoratori, ricordiamoci quando parliamo di teatro non parliamo solo, anzi mi ricordo una frase anche abbastanza brutta detta da, se non ricordo male, il presidente del Consiglio, dice questi teatranti che ci fanno tanto ridere, mi ricordo, esatto, questa cosa, divertire. Come se fosse divertire, come se fossero solo i giullari di corte, in realtà parliamo di un mondo fatto di lavoratori,
Poi c'è quello che va sul palco, che può farvi ridere, piangere, riflettere, ma c'è tutti quelli che stanno dietro le quinte, quelli che stanno anche nelle regie, nelle costruzioni dei palchi, tutto intorno al palco per far sì che magari a volte quella persona sul palco possa fare quello spettacolo. Infatti giustamente quello che dici tu è ricordarci che sono dei lavoratori, tra parentesi non sono neanche pochi. No, non ho sentito. Non siete neanche pochi, tra parentesi, insomma, parliamo di migliaia e migliaia di persone. Sì, sì, sì. E tra l'altro, allora, ti dico due cose. Uno, la cosa bella è che qua in Lombardia, come in altre regioni, si sono formati questi coordinamenti che sono riusciti a mettere insieme tutte le maestranze, tutti i vari comparti di questo settore. E sono mesi di manifestazioni, di discussioni, ma anche di studio, di tavoli, di discussione, di richieste di essere ascoltati dalle istituzioni. E l'altra cosa, mi aggancio a quello che diceva Marika prima del Ministero, l'evidenza del fatto che le istituzioni non conoscono il nostro settore e la molteplicità, le varie sfaccettature, è la questione di tutti i sostegni economici, di quei pochi sostegni economici che sono stati erogati e che non sono arrivati a tutti perché hanno messo dei paletti che non rispecchiano quella che è la situazione contrattuale della categoria. E quindi tante persone hanno anche dovuto cambiare mestiere. Hanno anche dovuto cambiare mestiere. Denota un po' quello che appunto diceva Marika, forse una non conoscenza del settore, esatto. Che insomma però da un ministero è abbastanza grave come mancanza, finché siamo magari noi giornalisti a dire una stupidata, vabbè, poi ci siete voi che ci correggete, per fortuna, dai, riusciamo a salvarci in qualche però, maniera. Sì, voi non dovete gestire il settore. Infatti. Non dovete decidere le leggi, i sostegni. Almeno questo. Non avete in mano le vite delle persone. Ecco, per fortuna, almeno questo. Va bene, allora davvero, io vi ringrazio di sta anche ricominciando a piovere, quindi vi lascio andare. Grazie davvero per il vostro delivery fatto di cultura e di passione e complimenti per quello che state facendo, portate avanti questa anche protesta, giustamente come dicevate, ma soprattutto è bello perché insieme alla protesta, insieme all'urlare, a gridare, portate anche tanta cultura e tanto benessere per chi vi chiama, per chi vi fa la chiamata e per chi fa il delivery, per chi richiederà appunto il teatro delivery. Metteremo sotto la diretta, vedete, i link alla pagina Facebook, in modo che possiate dal menu decidere che cosa Marika e Roberta vi possono portare a casa. Davvero, grazie mille Roberta, grazie mille Marika, buona giornata, buona continuazione e buona pedalata. Allora, va bene? Grazie mille. Ciao. Io vi ringrazio anche a voi per averci seguito quest'oggi. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.